E io sono Bo, il mago. Siete pronti a partire? Fatina, accendi tutto. Amici miei, che bello che siete qui! Qualcuno ha acceso la mia radio. Per caso sei stato tu, Daisy? No, anche la mia macchinina telecomandata è stata accesa. E guarda qui! Qualcuno ha lasciato accesa la mia lampada. Che spreco di energia! Ah! Una radio! Una macchinina telecomandata, una lampada. Qualcuno qui ha lasciato accese tutte le cose che hanno bisogno di energia. Ma chi sarà stato? C'è soltanto una persona che può saperlo. Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Vi va! Grazie mille, amici miei. Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci. Dobbiamo entrare nella Bozona! La Bozona! Coraggio, amici cari! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere! Spostate quei giocattoli e tutto il resto, così entreremo in azione presto presto! Create la vostra Bozona! Quasi pronti! Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago! Mettetevi al centro della vostra Bozona. Puntate il dito in aria, così. Adesso ruotatelo per benino. Continuate a ruotarlo. Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ora con l'altra mano. Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima Bo potenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Bo! Che cosa mi dite? Ah, in realtà, mago, speravamo potessi dirci tu chi non è stato, ditemelo, non ditemelo! Oh, qualcuno ha acceso tutte le vostre cose? Oh! Ma come fa a saperlo? Il mago sa tutto! Sai anche chi è stato ad accendere le cose? Chi sarà stato? Fatemi vedere! Come sospettavo, è stata la Fatina Accendi Tutto. La Fatina Accendi Tutto? E che cos'è, scusa? La Fatina Accendi Tutto accende tutte quante le cose che hanno bisogno di energia. Accende ventilatori, lampade, TV, radioline e poi va via. È una sprecona, sì, è proprio così. Perché dimentica sempre di spegnere tutte le cose e le lascia accese lì. Vuoi dire che la Fatina Accendi Tutto accenderà tutte le cose che hanno bisogno di energia in tutto il mondo? Temo proprio di sì, Bo. E inoltre, amici, non ricorderà mai di spegnerle. Oh, no! Questo vuol dire che tutto il mondo resterà senza energia. C'è soltanto una cosa da fare. Troveremo la Fatina Accendi Tutto e le impediremo una volta per tutte di lasciare accese le cose di tutto il mondo. Per trovare la Fatina Accendi Tutto, dovete entrare nella Camera delle Porte! La Camera delle Porte!
Aprire tre porte, non una di più! Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate! Ecco, guardate! La fatina accendi tutto! Trovate quelle tre porte e troverete la fatina accendi tutto! Grazie mille, mago! È stato un piacere! Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione! Quindi bisogna trovare tre porte. Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre, poi correte con me. Uno, due, tre, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti, ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima potenza! Forza, amici, correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Guarda! Quello cos'è? Un animale dal pelo folto che si chiama lemure e indossa un vestito da cowboy. Sarà bellissimo da vedere. È chiusa. Ci occorre la chiave. Una chiave volante. Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come una torre! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Passiamo la porta del lemure! Andiamo! Venite con noi! Hai visto quanti lemuri, Boo? Indossano abiti da cowboy! Ma ora non abbiamo tempo di fermarci e dirgli ciao! Andiamo, dobbiamo entrare in azione! Per caso vedete la nostra prossima porta? Guarda! Eccola lì! Proprio dall'altra parte del fienile! Credo che sarà super facile! Wow! Spostatevi, per favore! Perché questi lemuri non vogliono farci passare? Benvenuti nel fienile del ballo del cowboy dei lemuri! I lemuri il ballo country vogliono fare, ma la fatina accendi tutto è stata qui e il loro stereo acceso ha voluto lasciare! Le batterie sono scariche e i lemuri la musica non riescono a sentire! Tenete il ritmo finché il loro ballo del cowboy non è terminato, così li farete divertire! Come teniamo il ritmo per i lemuri che fanno il ballo del cowboy? Per tenere il ritmo per i lemuri che fanno il ballo del cowboy, dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale! Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per muoverci in modo da tenere il ritmo per i lemuri danzanti? Una foca che applaude? Un insetto che cammina? Un pesce che nuota? Una foca che applaude? Ottima scelta! Applaudire per tenere il ritmo?
D'accordo, amici miei. Per tenere il ritmo per i lemuri danzanti, dobbiamo applaudire, applaudire, applaudire come una foca. Sentite come applaudo io. Daisy è una perfetta foca che applaude. Trasformiamoci tutti in foche che applaudono. Siete sempre nella vostra boazzona? Bene! Ora conto fino a tre, poi fate come me. Uno, due, tre... Applaudite! Tenete il ritmo per i lemuri danzanti! Dai, foche, battete le mani avanti! Ballate mentre applaudite! È così divertente, andiamo! Applaudiamo finché il ballo non è finito! Su, coraggio! Dai, continua ad applaudire, Daisy! Applaudite, applaudite! Tu, tu e anche tu! Battete le vostre pinne come fanno le foche, su! Non smettete di applaudire! Oh oh! Mi serve più energia! Applaudite con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza a brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima potenza! Applaudite forte! Applaudite piano! Applaudite a tempo, ma non troppo veloce, andiamo! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Abbiamo aiutato i lemuri danzanti a fare il loro ballo! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Andiamo, amici! Guarda, un coniglio! In realtà sembra una lepre! E tiene in mano un bicchiere di succo! Andiamo a vedere dentro! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! No? Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Come un albero! Punta di piedi, allungatevi. Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo. E saltiamo. Sì, presa. Grazie, amici miei. Passiamo la porta della lepre! Andiamo! Da questa parte! Ehi! Piccole lepri! Sono in un bar! Credo di sapere che tipo di succo stanno aspettando! Succo di carota! Giusto, Daisy! Vedete la nostra ultima porta? Guarda! Eccola lì! È proprio dall'altra parte di questo bar! Andiamo, amici miei! È ora di entrare in azione! Oh! Si sposti, la prego, signora lepre! Che divertente! Perché questa grande lepre non ci lascia passare? Benvenuti al bar delle lepri! La fatina accendi tutto è venuta qui al bar e il frigorifero aperto al sole ha lasciato. Le carote sono appassite e non possono dare alle lepri neanche un po' del succo tanto amato. Le piccole lepri il loro succo di carote subito devono avere. Perciò trovate nuove carote che oggi sono cresciute sottoterra e così potranno bere. Dobbiamo trovare le carote che sono cresciute oggi sotto il terreno di queste lepri. Ma come possiamo riuscirci? Per trovare le carote cresciute oggi sottoterra, dovrete imitare un animale! Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale! Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per trovare le carote cresciute sottoterra? Un pinguino che ondeggia?
Uno scoiattolo scavatore! Una scimmia che si arrampica! Uno scoiattolo scavatore! Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per trovare tutte le carote cresciute oggi sottoterra, dobbiamo scavare, scavare, scavare come uno scoiattolo! Guardate come scavo! Daisy è uno scavatore veloce! Diventiamo tutti scoiattoli scavatori! Siete nella vostra boozona? Bene! Ora io conto fino a tre, poi fate come me! Uno, due, tre... Scavate! D'accordo, scoiattoli! Piegate le ginocchia e scavate tutti intorno! Tirate fuori dalla terra le carote! Andiamo, usate le mani per spalare! Poi cercate di far volare le carote! Continuate a scavare! Oh oh! Ho poca energia! Scavate con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Non smettete di scavare, scoiattoli! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Prendete qualche altra carota, scavate un altro po'. Quando le lepri avranno avuto il loro succo, saremo vicini alla porta. Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Abbiamo preso tutte le carote per il bar delle lepri! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare poi! Andiamo, amici! Ballate con me! Davvero un bel ballo, amici! Guardate lì! Quel piccolo coniglio sta spegnendo tutte le luci e anche lo spremiagrumi! Quello deve essere un coniglio che spegne tutto. Ha la meravigliosa abitudine di spegnere tutte le cose che hanno bisogno di energia quando non servono più. Forte! Credo proprio che tu gli piaccia, Daisy. Dovresti portarlo con te. Non si sa mai. Potrebbe tornarci utile più tardi, sai. La terza porta! Ehi, guarda! La fatina accendi tutto. Non è chiusa! Andiamo, amici miei! È il momento di impedire alla fatina accendi tutto di lasciare accese tutte le cose del mondo! Wow! Guardate quante cose accese ci sono qui! Amici miei, indovinate un po' chi vive qui? La fatina accendi tutto! Di sicuro le piace accendere le cose! Il problema, però, è che tutte le volte dimentica di spegnerle. Servirebbe qualcuno che segua la fatina accendi tutto e spenga tutte le cose. Ma chi potrebbe essere? Questo! Mi dispiace, Daisy. Adesso non posso giocare con il tuo coniglio che spegne tutto. Sto provando a pensare a qualcosa che... Aspetta un momento! Certo, il coniglio che spegne tutto! Ha la meravigliosa abitudine di spegnere tutte le cose quando ormai non servono più! Bravo, draghetto Daisy! Sei un vero genio! Datti da fare! Amici miei, state a guardare! Ehi, fatina, accendi tutto! Guarda un po' che cosa ho qui! Guardate! La fatina accendi tutto sta accendendo le cose! E il coniglio che spegne tutto le sta spegnendo! Credo proprio che si piacciano! E la fatina accendi tutto, accese le cose, per sempre felice e contenta! E il coniglio che spegne tutto, spense le cose lasciate accese! Che bella canzone! Ed è stato anche bello ricordarmi di spegnere la radio per risparmiare energia!
Oh oh! Il frigorifero è aperto! Mi domando se ci sia un'altra fatina accenditutto nei paraggi! No? È soltanto Daisy che prende del succo! Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici miei! Abbiamo impedito alla fatina accenditutto di lasciare accese tutte le cose del mondo! Anche grazie a voi! Siete ancora nella vostra boozona? Allora facciamo un altro ballo di Bo! Il ballo di Bo più sfrenato di tutti! Ci siamo riusciti? Anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare poi! Miei. E ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione!